Ci troviamo a Puglia, dove da alcuni anni viene realizzata una messa, particolare che riserva un'attenzione, ai giovani durante la vigilia di Natale. Sì, è una tradizione della nostra unità parrocchiale che nella chiesa, o meglio anche nel tendone adiacente alla chiesa di Puglia, ormai da tanti anni, i catechisti, i bambini del catechismo e tutti i bambini della nostra parrocchia alle ore 16 fanno questa messa. Ovviamente la veglia sarebbe stata un orario tardo per molti di loro e quindi c'è questa bellissima tradizione, una tradizione che coinvolge tanti soggetti del paese. Quest'anno siamo anche qui come CSI per garantire il servizio di misurazione a temperatura, il distanziamento, il lavaggio delle mani, ma in principal modo ovviamente il parroco, i catechisti e un grazie particolare poi va dato anche alla Polisportiva Puglia che non solo mette il tendone, ma lavora prima, dopo per allestire quella che diventa una cerimonia. E soprattutto quest'anno poi, che purtroppo è l'anno del Covid, secondo tutti i crismi, tant'è che il locale è areato, abbiamo messo delle sedie in maniera distanziata, la chiesa avrebbe potuto contenere molte meno persone, almeno nel tendone riusciamo a far stare le famiglie, anche se a distanza vicina e a onorare questa giornata che è la vigilia e l'inizio della veglia di Natale. Qual è l'importanza, ecco, per voi come parrocchia di vivere questo momento insieme, di dare questo spazio ai ragazzi? È molto importante, soprattutto in quest'anno, continuare la tradizione che appunto nel nostro paese dura già da qualche anno e quindi anche quest'anno non abbiamo voluto interrompere questo momento significativo e forse per i bambini sarà quasi una normalità perché visto che erano abituati anche gli altri anni non noteranno, non ci sarà almeno per questa situazione un cambiamento, pur tuttavia sappiamo bene qual è la situazione. Però penso per la comunità sia un messaggio importante. Bello anche per voi catechisti, giusto, offrire questo momento. Penso di sì, vuole proprio essere un messaggio di speranza, una continuità con il passato, ma speriamo un cambio per il futuro, vista la situazione, e che questo Natale appunto sia un segno in questo senso. Una bella occasione proprio questa, di offrire questa messa qui a Puglia così particolare. Sì, effettivamente tutti gli anni la vigilia di Natale, la messa, diciamo, dell'arrivo della nascita di Gesù inizia qui a Puglia alle 16 con la messa dei bambini. Noi della Polisportiva siamo molto integrati qui all'interno della parrocchia e di Puglia con attività varie e quindi questa messa qui è molto sentita da tutti noi perché comunque fa in modo che all'interno del paese ci sia unità fra giovani, bambini e vecchi e tutti quelli che abitano in questo posto. Inoltre la Polisportiva augura a tutti, fa i migliori auguri di buone feste a tutti quanti. Grazie. Il gruppo Ci Siamo è importante nel comitato di Arezzo del CSI perché appunto rappresentiamo ciò che è la gioventù, il progresso, il futuro e la responsabilità dei giovani del CSI. Io tra l'altro oggi sono qui come neoreferente del gruppo Ci Siamo, sono appena stato nominato referente. Ed è appunto anche per me molto importante questo ruolo, anche per la partecipazione al gruppo e al CSI in generale, che ci sta tutti molto vicini in questo periodo di pandemia generale e siamo qui oggi appunto per garantire la sicurezza, della messa, in questo caso della messa di Puglia, che si sta svolgendo in grandissima sicurezza e serenità tra tutti coloro che sono voluti venire per ascoltare la messa di Natale. Sicuramente la cosa più importante è per garantire la l'igienizzazione e comunque la sicurezza di questo evento pubblico, per poter garantire a tutti i credenti di poter professare, diciamo, liberamente in sicurezza. È bello di stare con i giovani perché si rinvigorisce il nostro spirito, anche la nostra gioia e anche è bello sentire che la partecipazione dei ragazzi e bambini ci dà la gioia di vivere questo tempo, della gioia.
E anche oggi per me è la prima volta qui a Puglia a celebrare questo Santo Natale con i bambini e di continuare questa, dare una continuità a questa usanza. A me è piaciuto tantissimo e bene che anche visto che anche il popolo risponde, io cerco di continuare questa gioia e dare questa gioia anche a loro. E grazie a tutti, grazie. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, la gioia del Signore sia sempre con voi, nelle vostre famiglie, nel vostro cuore. Buon Natale.